Allora, attualmente io faccio il lavoro dei miei sogni, che è quello che state vedendo, oppure quello che vedete online. Mi consente il mio lavoro di poter vivere qui a Malta, vabbè, chiaramente, e poi comunque di poter passare dei mesi anche all'estero. Siamo andati 47 giorni in Brasile quest'estate, ci torneremo adesso a giugno per tenere la scuola di coaching energetico con gli studenti. Chi è che verrà con noi in Brasile? Deve essere in sala? 3, 4, abbiamo 4 persone che verranno in Brasile. Vabbè, comunque portare le persone lì in Brasile per me è importante, è parte integrante della mia missione dell'anima. In passato siamo stati con gli studenti della scuola di coaching energetico un mese, cioè abbiamo fatto il corso che è durato 10-15 giorni, non mi ricordo, a Bali, dove altro, in Perù, vabbè, poi in Europa, in diversi posti dell'Europa. Insomma, comunque è un lavoro che mi consente di avere uno stile di vita che direi che è abbastanza desiderabile, nel senso che è quello che volevo io. Cioè, non ho una mentalità, diciamo, che ama troppo stare dietro una scrivania come ce l'avevo prima. Infatti, oggi è così la mia vita, e prima non era affatto così. Io vengo da un background, non so se lo sapete, sono stato avvocato, ho fatto tanti anni di pratica dopo la laurea in giurisprudenza, poi ho preso questo famigerato titolo che mi ha consentito di fare la vita più frustrante che potete immaginare. La mattina dovevo andare in tribunale, dovevo poi andare allo studio per il resto della giornata, avere praticamente il ruolo dell'avvocato è quello di prendersi le rogne, non solo le proprie, ma quelle degli altri. E quindi è un arrognarsi di roba sulla gobba di questi poveri professionisti, che però c'è a chi piace, ovviamente, e le persone possono essere anche masochisti, insomma, a parte le battute. Comunque, chi ama questo lavoro lo fa con il cuore, va bene, però nel mio caso proprio non era il. E vivevo molto questa frustrazione, tant'è che poi nella realtà mi si inizia a manifestare questa frustrazione con una grossa crisi finanziaria in famiglia. Il tenore della mia vita è sempre stato buono nella mia prima parte della vita, diciamo che la mia famiglia è benestante, mi potevo permettere a Napoli, ci sono tante cose belle che si possono fare, se avete capito che sono di Napoli, vero? Ho l'accento di Bolzano, a volte mi tradisce, però diciamo che a Napoli c'è Capri, c'è Positano, ci sono la costiera amalfitana, insomma, se stai bene economicamente, vedi i posti più belli del mondo e insomma c'è tanto di bello da fare. Poi i weekend fuori, con gli amici, Stefano, lei è un parente di un mio carissimo amico con cui sono cresciuto, e praticamente questa era la mia vita, finché un giorno arriva questa crisi intorno all'anno 2000, credo proprio l'anno 2000. Contemporaneamente mio padre, che aveva una fiorente azienda, che era il concessionario di moto Honda con il giro d'affari più grande d'Italia, inizia un processo che poi lo porterà al fallimento. E contemporaneamente mia madre, che aveva una serie di proprietà immobiliari, nello stesso tempo fa dei casini di compravendita, eccetera, per cui rimaniamo, le banche si ciucciano tutte le proprietà immobiliari, che erano poi quelle che ci permettevano di campare, insomma, con gli affitti. E di punto in bianco mi ritrovo io, bambino abbastanza, bambino di 26 anni, insomma, comunque abbastanza cresciuto, diciamo proprio appena dopo la laurea o mentre stavo preparando la tesi, non ricordo, mi ritrovo a vivere con 500 euro al mese di mia madre di pensione, niente da parte di mio padre. E quindi, come poi negli anni, i primi anni del 2000, poi vi ricordate, i soldi si erano dimezzati di valore, quindi proprio era, cioè, come vivere. Per me è stato allora peggio della povertà, perché l'abbassamento drastico di tenore di vita è la cosa drammatica, non so se l'avete mai sperimentato, però è una cosa che insegna tanto, perché lì ho iniziato a smettere di guardare fuori, e ho iniziato, poiché non mi piaceva più quello che vedevo fuori, ho iniziato a guardare dentro. E una volta, la famosa storia, vado dal salumiere e mi rendo conto che sto scegliendo una scatoletta di tonno sulla base del prezzo, cioè quella che costava 10 centesimi in meno rispetto all'altra. Allora ho detto: ma io sto scegliendo non quello che voglio, sto scegliendo quello che costa di meno. Ed era la prima volta che prendevo coscienza di questa cosa, che fu come una doccia fredda, una schiaffeggiata così improvvisa. E questa cosa mi fece sentire proprio male, e contemporaneamente però fu come un risveglio, no? Una doccia gelata, e mi sveglio e dico: no, io non voglio più vivere così. Io voglio diventare ricco e voglio arrivare a un punto tale da poter insegnare agli altri a vivere una vita ricca. Questo fu il mio grande intento che lanciai. Non sapevo di lanciarlo all'universo, comunque lanciai questo intento.
poche settimane dopo, forse pochi giorni dopo, adesso precisamente la tempistica non la ricordo, comunque vengo invitato a casa di altri amici, sempre avvocati, facciamo questa cena, siamo in terrazza da loro a Posillipo, e praticamente mi iniziano a consigliare, un amico in particolare mi si consiglia una serie di libri diciamo sui monumenti misterici, le piramidi, Stonehenge, e poi anche altri libri su, diciamo, sul cospirazionismo, non so se vi ricordate, David Icke. E insomma inizio a studiare tutte quante queste cose, inizio a capire che in realtà il mondo non è soltanto quello che si vede, si sente e si tocca, c'è un mondo delle energie, c'è un qualcosa oltre. E iniziai a studiare tutte quante queste cose che poi ho trascritto nel mio riassunto di questo mio percorso, nell'appuntamento dei book di Ricchezza Vera. Tra l'altro c'è una novità, per la prima volta dopo 7 anni ho scritto i primi 2 capitoli del sesto passo e già ho rotto il ghiaccio questa settimana. Ho scritto i primi 5 libri in 5 anni. E poi, in realtà, originariamente avevo iniziato a scriverli che ancora non avevo visiti, quindi era un libro che doveva diventare, e lo diventerà poi alla fine. Però poi sono diventati degli ebook, hanno avuto successo, persone lo sono iniziato a scambiare, insomma, ed è stato un po' il traino di Ricchezza Vera con gli ebook. Comunque, che dicevo? Ah, quindi ho iniziato a studiare queste cose strane. E poi sono passato a studiare Napoleon Hill, non so se lo conoscete, comunque praticamente lui mi fece fare la connessione sul fatto che col pensiero si può creare la realtà. Poi in realtà ho scoperto che non è solo il pensiero, lo vedremo poi in questi giorni, sono tutta una serie di energie che si muovono. E insomma, piano piano ho iniziato questa nuova strada. E da questi ebook è nato poi il percorso di Ricchezza Vera. Diciamo, i lettori mi chiedevano continuamente: ma fate dei corsi? Quando fate dei corsi? E allora a un certo punto io ho iniziato a mentalizzarmi sul fatto di fare dei corsi. In quel periodo incontrai Anna Maria, ed era il 2011. Anna Maria, nel 2011 incontro Anna Maria, che è stato un altro salto quantico nella mia vita, perché abbiamo iniziato, lei mi ha fatto come portare sul piano pratico tutto quello che io avevo già sul piano teorico, e quindi mi ha aiutato tantissimo. E poi ci siamo aiutati a vicenda, perché io avevo avuto delle comprensioni in precedenza che ho condiviso con lei condivideva con me, insomma è stata una crescita esponenziale in quegli anni, e poi è continuata effettivamente anche in questi giorni continuo. Però comunque, poiché lei è ancora più, cioè siamo tutti e due molto amanti della crescita, no? Quindi con una crescita costante, chi fa un corso con noi un anno, poi l'anno dopo arriviamo e se si fa un'altra cosa, perché insomma cambiamo noi. Iniziamo il primo appuntamento con la Ricchezza Vera nel 2012, ed era una serie di 6 giornate, però sono erano due, durante 3 weekend diversi, no? 2 giorni, 2 giorni e 2 giorni. Ed era completamente diversa la struttura, facevamo dei bei lavori sul bambino interiore, delle cose che erano stato un bel successo, però non erano ancora, secondo me, maturate completamente, delle cose che invece sono maturate nel 2015 a Bali. Vengo folgorato da questo pensiero che mi dice: Giuseppe, ma tu sei qui? Eravamo in una villa pazzesca, ragazzi, che neanche l'avevamo programmata. Ci troviamo in questa villa di un lusso che non si può manco immaginare: marmi, piscine, giardini pazzeschi. E dissi: ma come abbiamo fatto? E il mese prima nell'Energetic Club avevamo fatto il lavoro sul lusso, sul permetterci il lusso, e poi è arrivata sta villa pazzesca. Tra l'altro facevo scherzo a Anna Maria, vabbè, magari non ne parliamo in altra occasione. Comunque, le dissi che era una bettola, che era terribile, la moquette a terra strappata. Anna Maria: no, non possiamo fare il corso lì dentro. Invece mi arrivò e vide questo posto pazzesco. E lì ho rischiato la vita. Comunque, praticamente, dissi: ma come sono arrivato qua? Ok, abbiamo creato questa situazione, ma come ci siamo arrivati? E ho ripensato a tutto il mio percorso di studio, ho detto: ok, la prima cosa, io diversi anni fa ho attivato il DNA multidimensionale. Poi con Anna Maria abbiamo scoperto che il metodo di attivazione del DNA multidimensionale ufficiale serve a muovere il DNA in qualche modo, ma non lo attiva completamente in modo stabile, come faremo oggi pomeriggio. Quindi io avevo questo progetto dell'attivazione di DNA multidimensionale da tanti anni, cioè la mia testa era già preciso, però in quel momento ho detto: ok, allora è arrivato il momento che io realizzo questo, che poi è diventato il primo audio quadriliminale, quello che ti porta la mente in 4 dimensioni, poi lo sperimenteremo nel pomeriggio. E praticamente, diciamo, pensare: ok, ho attivato il DNA multidimensionale,
Poi scoprimmo in quell'occasione che esiste anche una parte di DNA che è preposto proprio alla ricchezza, quindi durante l'attivazione facciamo anche l'attivazione di quel DNA della ricchezza. Facciamo i test energetici e realizziamo che esisteva. Scientificamente non vi so dire molto perché sono stati test energetici che abbiamo fatto. Sul DNA multidimensionale però ci sono dei libri, ve li ho anche detti, quelli di Cryon, si chiama proprio credo i 12 filamenti di DNA o una cosa del genere. Dopo ce l'ho scritto, ve lo dico. E poi ho detto che cos'altro abbiamo fatto. Per anni abbiamo lavorato sulle resistenze, sulle credenze negative sul denaro, ricchezze e ricchi. Per tanti anni l'abbiamo fatta una varietà quando ci siamo conosciuti. Poi che altro abbiamo fatto? Abbiamo lavorato tantissimo per essere connessi con la nostra divinità interiore, con la nostra parte creatrice. Quindi per questo adesso quando creiamo qualcosa siamo molto più potenti di prima. Benissimo. Poi che altro abbiamo fatto? Abbiamo fatto le pratiche di manifesting, quelle che probabilmente avrete già fatto tanti di voi, quelli che hanno letto The Secret, visualizzazioni, eccetera. Noi abbiamo, diciamo, anche noi fatto questi studi, o perlomeno io avevo studiato alcune piccole accortezze da tenere, no? Per esempio lavorare più sull'identità piuttosto che su quello che si desidera, poi lo vedremo l'ultimo giorno. E quindi praticamente abbiamo preso questi passaggi, qual è il minor tempo possibile in cui possiamo concentrare tutte queste trasformazioni, ce la facciamo in un weekend? Ho detto, se il primo giorno facciamo questo, il secondo giorno facciamo questo, il terzo giorno facciamo questo, si può fare tutto. Con dei tempi adeguati per la trasformazione, quindi ci siamo. E così è nato l'appuntamento con la ricchezza vera. Il diamante della vita è questo qua. Questo diamante, che sembra una semplice immagine, contiene un potere enorme. Questo è nato questo simbolo nel 2015, lo stesso anno in cui poi abbiamo riformulato l'appuntamento con la ricchezza vera, e praticamente, come lo vedete, è un diamante che contiene il fiore della vita. Visto così già fatto, può sembrare vabbè, sì, facile. In realtà è stato un parto. Innanzitutto mi sono incontrato con questa persona che è un esperto di loghi, nel quale mi fece una domanda: qual è il significato, il messaggio più profondo che vuoi dare con il messaggio principale di ricchezza vera? E detto, il messaggio è che noi siamo i creatori consapevoli della realtà, cioè che quello che è dentro è fuori. Ok, e quindi la ricchezza vera è la nostra essenza. Lo scopo della mia vita è portare le persone a contatto con la propria ricchezza vera, ossia con la propria essenza, che è poi un po' quello che inizieremo a sperimentare l'ultimo giorno di questo corso. Allora ho detto, ok, ma come può essere rappresentata sia la ricchezza materiale che quella spirituale? All'inizio pensavamo alle monete, che idee ci erano venute, come dire, banconote, oppure i lingotti d'oro, oppure qualunque cosa. Alla fine esce questo diamante. Il diamante è una cosa preziosa, di grande valore economico, però è anche proprio precisamente quello che c'è nel nostro chimo. Ed è un portale che porta in altre dimensioni. E porta la nostra essenza. La nostra essenza è contenuta nel chimo, in questo diamante, che è una scintilla luminosa. Tutto ciò che c'è nella nostra vita intorno a questo diamante è qualcosa di meno puro, ma il diamante è puro ed è per tutti puro, ok? Quindi noi chi siamo? Siamo questo. Poi il fiore della vita, io avevo avuto durante una canalizzazione un'istruzione da Lakshmi che mi diceva che dovevo meditare sul fiore della vita, per cui dicevo io voglio il fiore della vita nel logo. E allora l'idea era di fare il diamante che messo sopra un fiore della vita, che è il fiore della vita rotondo. Abitualmente, cioè il simbolo antico è il fiore della vita nel cerchio. E praticamente il fiore della vita che cos'è? Durante un'esperienza sciamanica profonda ho visto che è la maglia che compone la realtà, cioè la materia, così come sembra caotica, come questa tenda che ha delle ondulazioni caotiche, oppure le foglie che cadono dagli alberi, oppure le onde del mare, rispondono tutto e tutti alla matematica del fiore della vita. Questo è la base di tutta della matrice, della creazione della materia in tre dimensioni. E quindi se vogliamo trasformare qualcosa nella nostra realtà dobbiamo lavorarci a livello della matrice. Però il discorso qual era?
Quando, vabbè, quindi dovevamo combinare questo diamante con questo fiore della vita, però rimanemmo un po' così interdetti. Alla fine l'idea era quella di fare il cerchio, però nel cerchio non si inseriva bene il diamante, non si riesce a inscrivere bene questo diamante, non tocca tutti i bordi, non c'è un punto che tu dici metto col compasso un cerchio intorno. E quindi c'era qualcosa che mi stonava, non era bello da vedere. E allora ho detto, vabbè, poi ci riflettere un po' sopra. Poi vado per strada e vedo una pubblicità di una banca con un bel messaggio, adesso non ricordo, ma ce l'ho segnato. E praticamente, qui a Malta, c'era una tenda appesa a un albero e c'era precisamente un diamante così, con due persone dentro, un uomo e una donna, che stavano, non so, tipo che parlavano qui dentro. Allora io la guardai, quasi, questo è un diamante. E dentro c'è la vita. Allora il fiore della vita deve andare dentro. Vado un po' più avanti, tipo meno di 1 chilometro più avanti, e vedo un logo di una discoteca che era un triangolo, così, con dentro delle cose che non erano proprio il fiore della vita, ma erano delle cose abbastanza, delle schegge, insomma, delle cose un po' più brutte. Però il concetto era che erano dentro il triangolo. Ho fatto uno più uno, ho detto, cavolo, il fiore della vita deve andare dentro. E la simbologia potente qual è? È che la matrice, che è la realtà in 3 dimensioni, è dentro il diamante e poi viene proiettata fuori. Questo è il messaggio che dà questo logo ed è quello che noi dobbiamo comprendere, che il potere di cambiare la realtà è dentro il nostro diamante, dentro la nostra essenza. Chiaro per tutti?